Domenica 22 maggio 2022, quindicesima tappa del Giro d'Italia, Rivarolo Canavese, Cogne, 178 km per 3.980 metri di dislivello. Tappa impegnativa, cominciata a tutta velocità, con la molto attesa salita a Cogne nel finale. E sono i fuggitivi Buitrago Sanchez, Antonio Pedrero, John Carty e Giulio Ciccone a cominciare a percorrerla per primi. Carty e Ciccone allungano, sembra che vogliano procedere assieme, ma una fiammata di Ciccone comincia a creare distacco. Ciccone continuerà così, aumentando pian piano il suo vantaggio sino al traguardo, tagliato dopo 4 ore, 37 minuti e 41 secondi. Al secondo posto, con un ritardo di 1 minuto e 31 secondi, giungerà Buitrago Sanchez, quindi Antonio Pedrero, John Carty e Martin Tusveld. La classifica generale vede al primo posto, con il tempo complessivo di 63 ore, 6 minuti e 57 secondi, Richard Carapaz, seguito a 7 secondi da Jay Hindley, a 30 da Joao Almeida, a 59 da Mikel Landa e a 1 minuto ed 1 secondo da Domenico Pozzovivo. Per quanto riguarda le maglie, rosa a Carapaz, ciclamino a De Mar, azzurra a Bauman e bianca a Joao Almeida. Domani giornata di riposo. Prossima tappa martedì 24 maggio 2022, Salò-Aprica, 202 km per 5.250 metri di dislivello. Bene, grazie per avermi seguito anche in questo video. Ti invito ad iscriverti al canale per non perderti le prossime notizie e a seguirmi sui social. Trovi tutti i riferimenti in descrizione. Un saluto sportivo da Lucoral.